Filadelfia ha abbracciato il Papa mostrando il calore delle famiglie riunite per l'ottavo incontro mondiale, ma intorno a Francesco c'era anche la famiglia della Chiesa, rappresentata da più di 2000 vescovi, sacerdoti e religiosi che lo hanno atteso nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, prima tappa in Pennsylvania. In un dialogo appassionato, scandito da domande dirette sulla risposta alla chiamata di Gesù, sull'impegno nei confronti dei giovani e di chi ha bisogno, il Papa ha rilanciato il ruolo dei laici, ponendo un accento speciale sulle donne. In maniera particolare significa valorare la immensa. In modo particolare significa stimare l'immenso contributo che le donne, laiche e religiose, hanno dato e continuano a dare nella vita delle nostre comunità. Un clima familiare lo si è respirato anche all'Independence Mall, nell'incontro tra il Papa, la comunità ispanica e gli immigrati. Sullo stesso leggio usato nel 1863 dal presidente Lincoln per proclamare l'uguaglianza di tutti gli uomini dopo la sconfitta degli Stati del Sud, il Papa ha esortato i presenti a non vergognarsi delle loro tradizioni e ha ricordato che un paese fedele al rispetto della dignità umana diventa sempre più forte. Sulla libertà religiosa, a cuore dell'incontro, ha evidenziato che essa è parte della cultura di un popolo, pertanto è necessario unire le voci diverse per invocare pace e tolleranza. Il primo vero abbraccio con le famiglie è arrivato nella veglia di preghiera, una festa gioiosa nel segno della testimonianza di fede, nella musica, nel racconto di un per sempre che dura da 60 anni o in quello di una vita ricevuta da una madre come Santa Gianna Beretta Molla, che insieme a San Giovanni Paolo II è patrona del Meeting Mondiale delle Famiglie. Nel discorso il Papa ha parlato del cuore aperto delle famiglie, delle loro braccia spalancate, dei piccoli gesti d'amore fatti ogni giorno per prendersi cura soprattutto dei nonni e dei bambini. Per questo la famiglia è, scusate il termine, una fabbrica di speranza di vita e di risurrezione, perché è Dio che ha aperto questa via. Speranza da ridare soprattutto alle vittime di abusi sessuali, figli preziosi di Dio che Francesco ha incontrato nel seminario San Carlo Borromeo. A loro ha assicurato verità e vicinanza, concetti rimarcati pure nel successivo incontro con i vescovi. Dios llora. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales. Dio piange. I crimini e i peccati di abuso sessuale di minori non possono essere tenuti ulteriormente nascosti. Mi comprometto alla zelosa vigilanza della Chiesa. Mi impegno all'attenta vigilanza della Chiesa per proteggere i minori e prometto che tutti i responsabili renderanno conto. Che tutti i responsabili renderanno conto. Ai pastori, chiamati a curare le ferite del nostro tempo, Francesco ha chiesto di mostrare che il Vangelo della famiglia è davvero la buona notizia. Di ferite, di dolore, di rassegnazione è pieno il cuore dei detenuti dell'istituto di Caron-Frommold. «Sono venuto come un fratello», ha detto il Papa, «a condividere la vostra situazione e farla mia». Seduto su una sedia costruita apposta per lui, Francesco ha puntato il dito contro chi non offre percorsi adeguati. È penoso constatare. È penoso riscontrare a volte il generarsi di sistemi penitenziari che non cercano di curare le piaghe, guarire le ferite, generare nuove opportunità. Nella messa conclusiva dell'incontro mondiale delle famiglie, il Papa ha invocato l'apertura ai miracoli dell'amore per superare lo scandalo di un amore meschino e sfiduciato. La fede cresce con la pratica. La fede cresce quando è vissuta e plasmata dall'amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case, sono autentiche chiese domestiche. Sono il luogo adatto in cui la fede diventa vita e la vita cresce nella fede. Parole che sono la consegna per camminare verso la prossima edizione del Meeting delle Famiglie del 2018 a Dublino.